Alla Mortola, gli Emburi, dopo aver viaggiato intorno al mondo, recinsero alcuni ettari di terreno, costruirono la loro villa che circondarono di uno splendido giardino, dove piantarono specie di fiori e di piante rarissime, importate da tutto il mondo. Oggi, questo giardino botanico, riportato agli antichi splendori, appartiene al pubblico demanio e fa parte del sistema regionale delle aree protette della Liguria. Il giardino si estende per 18 ettari, di cui 9 occupati da vegetazione spontanea costituita in prevalenza da pino d'Aleppo e macchia mediterranea. I restanti 9 ettari presentano una grandissima varietà di flora esotica. La splendida salute di queste specie provenienti da paesi lontanissimi testimonia la potenzialità straordinaria del giardino come luogo perfetto di acclimatazione per specie di piante che richiedono condizioni climatiche molto diverse. Gli esemplari di foreste australiane, le piante grasse tipiche di aree desertiche di diverse parti del globo, le specie presenti nel giardino giapponese o provenienti dall'Estremo Oriente meritano una citazione del tutto particolare. Entrare nei giardini Emburi significa immergersi in un'atmosfera di forme, colori, effluvi, profumi che ci trasportano magicamente in paesi e atmosfere lontane. Significa entrare in contatto diretto con una incredibile concentrazione di adattamenti ad ambienti diversi, in un piccolo spazio, ma lontani in natura migliaia di chilometri. Una incredibile opportunità per approfondire qualità e caratteristiche del mondo vegetale. Ricordiamo che i giardini Emburi si trovano alla Mortola, a poche centinaia di metri dal confine francese. Questo giardino, che si chiama Giardino Orto Botanico di Villa Beuca, è gestito dal comune, nasce con una grande ambizione, quella di valorizzare quest'area, presa però dentro a un comprensorio che include anche il terreno che apparteneva all'ex manicomio provinciale, poi ospedale psichiatrico della ASL 3 di Prato Zanino. L'idea era quella di progettare l'insieme di questo territorio che appartiene alla ASL, al comune e all'istituto Baglietto, avendo qui una specie di ingresso, diciamo, fiorito di un'area che poi doveva essere una capace di fornirci anche risorse di tipo agricolo alla riabilitazione e al recupero lavorativo degli ex degenti del manicomio, insomma, della struttura psichiatrica. Le vicende della chiusura del manicomio portano a interrompere questo disegno in due parti. La parte manicomiale, diciamo ex manicomiale, aspetta ancora di essere valorizzata, invece la parte, diciamo, comunale viene realizzata all'inizio degli anni 2000 grazie a contributi dell'Unione Europea, della Regione Liguria e del Comune, e dà vita a questo giardino, orto botanico in realtà, perché si tratta di un'istituzione scientifica e non di un parco, ha fondamentalmente due finalità. Una è quella della conservazione della flora ligure, quindi entra nel vivo della necessità e dell'impegno della tutela, della conservazione della biodiversità vegetale locale. L'altra finalità, altrettanto importante, legata alla storia, diciamo, alla storia del giardino, ma alla storia di Cogoleto, è quella di favorire il recupero e l'inserimento lavorativo delle persone che hanno avuto problemi di malattia mentale. L'orto lo vediamo diviso sostanzialmente in tre parti. La parte sopra, che sembra incolta, è volutamente lasciata così perché ospita un tipo di vegetazione mediterranea di particolare interesse botanico, una formazione a giunchetto nero e ad Aphyllanthes monspeliensis, che è un bellissimo giglietto a fioritura azzurro-viola, che purtroppo adesso non è fiorito, lo sarà fra un paio di settimane, che è una particolarità botanica di grande interesse della Riviera Ligure occidentale. Poi abbiamo la zona dell'orto vero e proprio, divisa in comparti, la scogliera, il laghetto, la macchia, eccetera, e infine abbiamo una cornice esterna
che abbiamo voluto, che è stata, cioè, si è voluto dedicare alle piante più belle dei Mediterranei nel mondo, cioè di quelle zone climatiche vegetazionali che hanno vegetazione simile a quella del Mediterraneo, che sono coste della California, una parte del Sudafrica, una parte dell'Australia. Questo comparto, che in questo momento è il più bello, è il più completo, è il comparto dedicato alla flora delle scogliere. Ecco, qui si vedono alcune delle piante che in Liguria è possibile trovare lungo la costa, nelle scogliere marine. In particolare queste sono le piante che crescono su suoli di tipo acido. Ecco, abbiamo questa bellissima Euphorbia spinosa, sottospecie ligustica, abbiamo il Lantilis barba Iovis, pianta piuttosto rara che vive sulle scogliere, diciamo, prevalentemente della costa tirrenica, in Liguria si trova in alcune stazioni. Abbiamo ancora un'Euphorbia molto bella che si chiama Euphorbia arborea, Euphorbia dendroides, che è una pianta singolare che va in riposo estivo, memore di un'epoca in cui il clima era caldo e si è conservati in ambienti particolarmente aridi e caldi. Qui siamo nella zona cosiddetta antropica, gli ambienti liguri. Abbiamo voluto ricostruire una zona coltivata dove ci sono le colture tipiche degli orti liguri. E quindi qui andiamo lentamente a regime, poi ci sono coltivazioni evidentemente stagionali, là ci sono le fave che stanno mettendo adesso i primi fiori. La cosa interessante di questa parte è che la facciamo gestire dai volontari. Questo si chiama Iris Came Iris, che letteralmente vuol dire iris piccolo, iris rasoterra, e cresce spontaneo soprattutto da noi nella Riviera di Ponente, nel Finalese, nell'Albenganese. Alle mie spalle c'è un'altra zona di particolare interesse nel giardino, che è la zona umida. In questi ambienti crescono piante particolari, sono ambienti di grande importanza conservazionistica. La caratteristica di questi due laghetti, che sono evidentemente artificiali, è che si sono riempiti di una vegetazione assolutamente spontanea. Qui abbiamo dovuto spesso consolidare, diciamo, dei pendii, e abbiamo utilizzato il sistema delle biostuoie, che comporta, diciamo, la tenuta del terreno con delle reti di fibra vegetale che poi vengono riassorbite. Questa, che vediamo largamente visitata dalle api, è una bellissima specie della flora mediterranea e particolarmente della flora ligure. È una lavanda, Lavandula stecas. Una particolarità che suscita interesse è data dal fatto che l'infiorescenza in realtà è costituita da una parte sterile, che è questa, che è solo di richiamo, mentre i fiorellini, no, sono questi qui piccoli, di poco apparenti. Quindi la pianta usa un richiamo vistoso, ma sterile, per attirare poi invece gli insetti impollinatori sui fiori, che possono riprodursi. È un trucco, è un fiocco sulla capigliatura di una bella ragazza. Questo è Alissoides utriculata. Qui abbiamo una sorta di piccolo garofanetto bianco che si chiama Cerastium utriense, che vuol dire cerastio di voltri. Anche questa è una pianta, si dice endemica, cioè che vive soltanto nella zona, diciamo del Beigo, ecco, la zona delle cosiddette pietre verdi di Beuca e Praglia. E qui abbiamo il primo esemplare che ha sbocciato quest'anno della viola di Bertoloni. Inizio di fioritura di un'altra bellissima pianta delle zone serpentinose del Beigo, che si chiama Daphne cneorum. Qui vediamo un tipico aggregato di piante mediterranee che in questo momento ci fa vedere due fioriture: la ginestra genista pilosa e la filirea angustifoglia,
che ha fiorellini bianchi poco vistosi ed è una parente degli ulivi. Questo meraviglioso aglio napoletano. Qui siamo nella zona esterna del giardino botanico, dell'orto, fa sempre parte dell'orto. La casetta che si vede è la serra che ospita le piante grasse, le piante che hanno bisogno di stare in serra. Contiamo di ospitare le piante che secondo la Convenzione Internazionale di Washington non potrebbero essere detenute e vendute, che a volte vengono sequestrate dal Corpo Forestale e dalla Guardia di Finanza, e poi c'è il problema di ospitarle in ambienti adatti. Questo è predisposto anche per quello. Una pianta di cui tutti utilizzano, diciamo, i frutti, ma pochi conoscono, è la banana. Qui vediamo l'infiorescenza, e se adesso, diciamo così, tiriamo su un po' maliziosamente le gonne, vediamo i fiori. I frutti li riconosciamo perché eccoli qui. Naturalmente in questo clima la maturazione non è completa, ma potete chiaramente riconoscere le bananine. Allora, la cooperativa Il Giunco è nata nel dicembre del 2001 proprio con la finalità di gestire e fare manutenzione nell'orto botanico di Villa Beuca. È una cooperativa sociale di tipo B, quindi al suo interno vi sono persone, soggetti svantaggiati che vengono piano piano reinseriti nel mondo del lavoro. Siamo composti da 7 soci. La maggior parte di noi hanno comunque conoscenze tecnico-scientifiche nell'ambito della botanica. Ormai gestiamo l'orto da 4 anni con ottimi risultati, soprattutto anche dal punto di vista sociale. Vi sono stati dei riconoscimenti da parte dell'ASL per le persone, soggetti svantaggiati da noi seguiti, perché hanno ottenuto ottimi risultati. Ci occupiamo sia della manutenzione dell'orto che della parte didattica e scientifica. E quindi soprattutto delle visite guidate delle scolaresche, e comunque l'orto è aperto al mercoledì e al sabato per le visite, quindi quando qualcuno vuole venire a visitare l'orto può, se vuole, essere accompagnato da noi durante la visita. In località Prato Rondanino, a pochi chilometri da Genova, possiamo vedere un piccolo ma interessante giardino botanico, ricco di variegate specie esotiche e locali. La creazione di 2 laghetti artificiali ha permesso anche l'acclimatazione di una interessante flora lacustre. Tra le piante ricordiamo in particolare il giglio pomponio, la regina delle Alpi, il Cypripedium calceolus, detto anche scarpetta della Madonna, la viola di Bertoloni, la stella alpina e numerose sassifraghe. Un gruppo di volontari gestisce il giardino, che ha avuto il contributo di vari enti pubblici. Il giardino, nel periodo estivo, è aperto al pubblico il sabato e la domenica. Ci troviamo nella villa Pallavicini di Pegli, una villa costruita già nel 600 e restaurata ad opera di Ignazio Pallavicini nella metà dell'Ottocento. Era composta da un famoso parco e da un giardino botanico che fu costituito dalla zia di Ignazio Pallavicini. Si chiamava Clelia Durazzo, nel 1794. Recentemente questo giardino botanico è stato restaurato e sono presenti all'interno diversi ambienti in cui i vegetali vengono mostrati ai visitatori secondo le loro caratteristiche più peculiari. Ci sono le piante succulente, ci sono le feci, gruppi di rose, camelie, bambù. E questi sono oggetto di visita delle scolaresche, ma anche di persone adulte che hanno intenzione di avvicinare la natura in maniera nuova, particolare, secondo quelle che sono le caratteristiche non soltanto botaniche, ma anche morfologiche, fisiologiche. La scienza ha diverse sfaccettature e qui è possibile avvicinarla in tutti i suoi diversi aspetti. Il parco di Villa Pallavicini riserva delle peculiarità botaniche importanti, tra queste spiccano sicuramente le famose camelie ottocentesche che ad ogni primavera regalano la loro fioritura spettacolare. Ma la principale caratteristica della Villa Pallavicini è il percorso scenografico che fu inventato da Michele Canzio, un uomo di teatro, il quale rese il parco non solo con uno stile romantico molto in voga nella metà dell'Ottocento, ma ne fece una struttura teatrale che il visitatore
doveva percorrere e con il suo passare visitava ogni volta nuove scenografie, nuove quinte vegetali e di passaggio in passaggio arrivava ad un finale della narrazione tale da poter alla fine cogliere un messaggio, un significato che lo stesso parco poteva lasciare al visitatore stesso. Ci dirigiamo verso la serra dedicata alle piante succulente. La struttura è divisa in due parti. Nella zona da questo lato della montagnetta sono raggruppate soprattutto piante provenienti dall'areale americano, mentre nella zona oltre questa montagnetta di cemento, che poi vuole rappresentare un punto di divisione, sono presenti le piante africane e dell'ambiente del Madagascar, che è molto particolare. Si è dovuto fare una drastica selezione delle piante esibite, in quanto le piante succulente sono moltissime, ma l'ambiente a disposizione è molto molto limitato. Però la scelta è stata fatta in base alle loro caratteristiche, quindi si trovano piante con le spine, senza spine, con modificazioni molto forti, come ad esempio le spine che vengono modificate ulteriormente in piume, oppure per i loro colori particolari, le spine rosse e le spine bianche. In questo piccolo ambiente sono raggruppate piante dette cauduciformi. Il caudice è un fusto ingrossato che funge da riserva delle piante. Questo in particolare si chiama cifostemma ed è in una fase di riposo. Il grosso fusto racchiude tutte le sostanze nutritive e l'acqua di cui la pianta necessita per poter affrontare la nuova stagione vegetativa. Nel momento in cui sono disponibili acqua in abbondanza e naturalmente luce, la pianta emette delle foglie. Le foglie stesse vengono fatte cadere, si autoamputa le foglie per poter sopravvivere nei periodi di forte siccità. In questo stato la pianta è capace di sopravvivere a lunghi periodi di siccità e al momento opportuno risvegliarsi quando le condizioni migliorano. La vita epifita in particolare sta a dire che la pianta svolge il suo ciclo vitale completamente staccata dal suolo e vivendo a 20, 30, 50, anche 70 metri d'altezza da terra, abbarbicandosi ai rami delle altre piante che fungono soltanto da supporto. Epifita significa proprio questa, le piante che stanno sopra al terreno e che vivono staccate dal suolo. Trovano nutrimento dalle fessure delle cortecce degli alberi, dalle nicchie che si formano all'incrocio delle branche dei rami e lì svolgono la loro funzione con una radice molto fina che penetra tra le fessure che si creano appunto in queste nicchie. Alcune si sono specializzate in particolar modo, ad esempio questa felce che viene chiamata l'alce, la corna d'alce, il nome botanico è Platycerium. Parte delle sue foglie si sono adattate a creare un vaso che poi col tempo, con le foglie marce, con le polveri, viene a crearsi proprio una nicchia dentro cui le radici si sviluppano naturalmente. È un adattamento fortissimo alla vita epifita, come avevamo detto prima. Il particolare di queste piante bromeliacee, appartenenti alla famiglia del bromeliacee, è quello di riuscire a trattenere l'umidità e la pioggia all'interno del vaso che si forma con le stesse foglie. In questi microambienti poi si sviluppa tutta una serie di microfauna, quindi insetti, piccole larve, che determinano proprio una biologia propria delle cime delle foreste tropicali. Al termine di questo ambiente epifita si cominciano a vedere le prime piante carnivore, una delle specialità che il giardino botanico offre alla visita. Queste sono piante che si chiamano nepenthes, al termine della loro foglia formano un ricciolo, un viticcio che porta una trappola. Questa è una delle trappole capaci di inscatolare piccoli insetti e di trarre da loro il nutrimento, l'azoto, che in altro modo non sarebbe possibile per le piante assimilare dall'ambiente terrestre. Ci troviamo allora nella palude delle piante carnivore. Qua sono state concentrate molte specie che hanno un comportamento carnivoro. La più famosa in assoluto è la Dionea, la Venere pigliamosche, per questo suo comportamento assolutamente unico nel mondo vegetale di trappola che scatta con una doppia stimolazione.
Sono presenti all'interno dei due lobi 3 peli per parte. La pianta sa contare perché la trappola viene attivata solamente dopo la seconda stimolazione tattile. Questa è una garanzia per la pianta che stimolazione provenga solamente da un insetto capitato per puro caso o comunque attratto dalla trappola stessa. La trappola attiva, cioè a movimento attivo della Dionea, è un esempio unico nel mondo carnivoro. La maggior parte delle piante carnivore si basa su attrazioni e su catture più di tipo passivo, quindi una capacità limitata di movimento. Queste sono drosere che riescono ad appiccicare, a catturare gli insetti grazie a queste gocce che sono presenti su dei piccoli tentacoli distribuiti lungo tutta la foglia. Le prede vengono invischiate in questa sostanza collosa e poi con un lento movimento dei tentacoli stessi la pianta riesce a far aderire questi piccoli tentacoli a tutta la superficie della preda in maniera tale che poi la digestione delle parti buone dell'insetto stesso sia più facilitata. Che cosa trae dagli insetti la pianta carnivora? Trae soprattutto quelle sostanze azotate che gli ambienti stessi non riescono a fornire alle piante, un po' perché gli ambienti sono molto spesso acquitrinosi e quindi poveri di sali minerali. Un po' perché molte piante carnivore provengono da ambienti di montagna dove lo scioglimento delle rocce non consente alle sostanze nutritive di trovare un aggrappo, un punto in cui potersi fermare, quindi cedere alle piante che colonizzano queste zone di poter utilizzare queste sostanze azotate. Tra le piante più voraci nel mondo carnivoro dei vegetali vengono indicate appunto le sarracenie come quelle capaci di digerire il numero maggiore di prede. Questi ascidi, l'ascidio è proprio la foglia modificata a trappola, durante una stagione di vegetazione si riempie completamente di prede e la pianta all'interno riesce a conservare dei liquidi che arricchisce con enzimi, con i quali digerisce le sostanze proteiche di cui gli insetti sono fatti. E da questo la pianta trae naturalmente nutrimento per poter continuare a vegetare, a crescere rigogliosa. In questa serra ci sono solamente felci, o comunque la maggioranza è dedicata alla coltivazione di queste piante stupende. La serra ci consente oggi di coltivarle controllandone il clima, in effetti è una serra storica, ha più di 100 anni, però nel restauro abbiamo messo molta attenzione nella dotazione tecnologica. E quindi abbiamo la possibilità di controllarne la temperatura, l'umidità e anche l'illuminazione, altrimenti non sarebbe possibile seguire passo passo la crescita di queste piante. Sono presenti in questa piccola aiuola diverse piante provenienti dalle collezioni famosissime del comune di Genova. La più imponente che si trova al centro è la Angiopteris evecta e viene chiamata appunto felce gigante. I suoi rami si possono, le sue fronde, perché non si tratta proprio di rami, le sue fronde si possono allungare anche fino a 5 metri in un esemplare adulto. È ovvio che qui ci troviamo in condizioni di cattività, se così le vogliamo definire, e quindi la pianta non ha ancora sviluppato appieno le sue potenzialità. Altre piante molto interessanti sono le felci arboree, Chatea australis, che sviluppano dei tronchi, a differenza del resto del gruppo delle felci che normalmente sono fronde erbacee o comunque che stanno soprattutto a raso terra, queste invece si innalzano per diversi metri dal suolo e sono originarie del continente australiano. Molto particolari invece sono le tomentosità, o meglio i peli, di queste due piante, il Phlebotium aureum e il Cibotium regale. Le parti più delicate sono coperte da una fitta peluria. Queste sembrano proprio capelli biondi. Una delle caratteristiche delle felci è proprio quella di far crescere le foglie srotolandole. In alcuni casi si vedono proprio i tipici riccioli a pastorale, delle pastorali dei vescovi, che piano piano srotolandosi mostrano come la foglia si è racchiusa dentro questo
questa pallina a ricciolo. Come già accennato, la funzione didattica del giardino è molto importante. Ogni ambiente è corredato da una serie di pannelli esplicativi e qui ad esempio si prende il pannello delle felci che cerca di spiegare come siano piante assolutamente diverse da quelle che popolano i nostri ambienti normalmente, che invece sono piante a fiore, le cosiddette angiosperme. Viene riprodotto qua il ciclo vitale di una felce con le due parti, quella visibile e quella non visibile, e proprio per cercare di rendere visibile ai ragazzi e alle persone ciò che la natura normalmente nasconde in cose molto molto piccole, molto molto dettagliate. Un'altra importante funzione didattica viene anche svolta da un'altra collezione esposta al pubblico all'interno della sfera di Renzo Piano, presente nel Porto Antico. Parte delle felci e delle collezioni botaniche del Comune di Genova sono confluite in questa particolare serra che mostra non soltanto i vegetali ma anche gli animali che vivono insieme ai vegetali in un piccolo ambiente tropicale, proprio perché anche lì in ambiente fortemente controllato, che però dà la possibilità di avvicinare, anche se in piccola parte, gli ambienti naturali presenti in paesi lontani dai nostri. Questo gruppo di carciofi è stato piantato l'anno scorso in occasione del Festival della Scienza, ma abbiamo volutamente lasciato qui i carciofi fino a completa maturazione perché normalmente noi mangiamo il carciofo che è un bocciolo di fiore, ma il fiore di carciofo pochissimi riescono a vederlo, a capire com'è fatto, e quindi lasciamo che i carciofi vadano a fiorire tranquillamente per far vedere alla gente quanto è bello il fiore del carciofo. Sono tre raggruppamenti che manifestano tre particolarità del regno vegetale. Uno rappresenta un gruppo, quello delle palme, che è concentrato in questa aiuola rettangolare. Un altro raggruppamento parla dei colori delle foglie, come vengono evidenziati i colori nelle piante, quindi si parte dai colori più scuri, dai viola, dal porpora intenso, fino ad arrivare ai verdi in tutte le loro tonalità e gialli, bianchi, le variegature che mostrano le piante. E poi un'altra aiuola quadrata, rettangolare, che invece fa vedere alcune delle piante tropicali utili all'uomo. Sicuramente una superstar è la pianta del cacao. Questa è la pianta del cacao. Vicino alla pianta del cacao, molto simile a lei, questa è la pianta della cola. Questa è la manioca o la tapioca, per come si voglia dire, le radici che forniscono molto nutrimento alle popolazioni del Centro America, dell'America tropicale. Pianta della cannella, la cannella si estrae dalla corteccia di questa pianta, vengono fatti dei rotolini che poi vengono portati qui da noi in confezione, sacchetti o barattolini che sia. Vicino invece alla pianta della coca. La coca è l'alcaloide, uno dei più dannosi all'organismo umano, che però alle popolazioni sudamericane dava la possibilità di sopportare la fatica dell'altitudine, perché sono piante di quota, vivono tra i 1500 e i 3000 metri d'altitudine nei loro paesi. Nel controllo della serra ci avvaliamo di un computer centralizzato che gestisce tutti i dati che provengono dai diversi sensori presenti all'interno della serra. Quindi noi possiamo controllare la luminosità, la temperatura, l'umidità della serra. I vari sensori rimandano i dati ad un computer, il computer impostato dal tecnico, controllano l'apertura delle finestre, l'apertura e la chiusura della tenda che ombreggia e ovviamente l'apertura e la chiusura dell'impianto di riscaldamento che dà calore alla serra. In questo modo noi possiamo ricreare e mantenere condizioni artificiali le più vicine possibili a quelle che sono le condizioni delle aree tropicali da cui provengono le piante, cercando di trovare ovviamente la giusta via per tutte le piante presenti all'interno della serra.